Laura Fregolent dell'Ovivo di Venezia, urbanista e anche coordinatrice del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Ambiente e Legalità, che ha cercato insieme alle associazioni di organizzare questa serata. Quindi lascerei immediatamente la parola a Laura per poi proseguire con l'intervento. Grazie agli organizzatori di questa serata. Sì, il mio compito non è facilissimo. Devo dire che aprire un seminario sul tema della corruzione con il mio sindaco che ha dimissionato la sua giunta, cioè la squadra che si era scelto e sulla quale riponeva la sua fiducia, e che lui stesso si è dimesso perché è accusato di finanziamento illecito, beh, insomma, un sindaco che peraltro io ho votato, beh, insomma, mi lascia abbastanza perplessa. E mi fa molto pensare, mi fa molto riflettere su quale anche possa essere il ruolo che in futuro noi possiamo, come dire, giocare in senso alto, cioè quale può essere il riscatto della società civile rispetto a quello che sta succedendo a Venezia, ma non solo a Venezia. È stato studiato un sistema corruttivo la magistratura sta facendo il suo lavoro, ci sono le prime 700 pagine che abbiamo potuto leggere e nel quale ci sono una quarantina di nomi, ma i nomi non sono finiti, no? Ci sono professionisti, ci sono avvocati, ci sono magistrati, ci sono rappresentanti della finanza, dei carabinieri, cioè un sistema corruttivo costruito molto bene, costruito nell'arco di qualche decennio, che ha sostanzialmente, passatemi la parola, però amministrato la città e il Veneto, perché questo è quello che sta uscendo, no? E un sistema corruttivo che adesso la cronaca, insomma, sbatte in prima pagina Venezia, ma che insomma poco lontano manca la relatrice milanese, ma insomma la situazione sull'Expo, anche quella è una situazione esplosiva, no? Sono due situazioni completamente diverse, credo, quelle di Expo e Mose, ma insomma la magistratura anche su questo ci farà chiarezza, che però entrambe pongono delle questioni rilevanti rispetto a quelle che sono le procedure, a quelli che sono i meccanismi, a quelle che sono anche le pratiche amministrative e normative che stanno dietro poi a processi e a fenomeni che si manifestano con questa intensità, no? E oltre ovviamente a porci anche una qualche riflessione sulla bontà delle scelte che sono state fatte. Molti comitati, molte associazioni di cittadini, anche molti amministratori politici di forze, insomma, diversi schieramenti politici si sono anche schierati contro alcune di queste scelte, no? Siano esse relative all'Expo a Milano, siano esse relative al Mose a Venezia. E su questo penso soprattutto appunto ai comitati, ai cittadini, alla società civile che si è sollevata, spesso è stata non ascoltata, quasi sempre non ascoltata, e proteste spesso sono finite anche nel nulla, no? Su questo richiamo un lavoro che abbiamo fatto con Legambiente di schedatura proprio di, forse alcuni di voi vi hanno anche partecipato, di schedatura di conflitti e proteste legate proprio alle trasformazioni territoriali, no? L'impatto delle opere grandi e piccole sul territorio che trovano, come dire, il contrasto da parte delle comunità insediate, no? Allora cosa succede? Le amministrazioni sono aperte, sono vigili, sono disponibili al confronto con questi comitati di cittadini oppure no? Beh, il quadro che ne esce è un quadro francamente molto deludente, no? I cittadini, i comitati protestano, ma sembrano quasi inascoltati, no? Le scelte rimangono poco condivise e poco, talvolta
anche molto poco trasparenti, no? Quindi per provare a, come dire, a entrare nel tema anche che mi è stato assegnato e per affrontare questo piccolo caso che però utilizzo, di cui accennava Gianni, che è una indagine che abbiamo fatto come osservatorio sul Veneto orientale e che è un po', io questa sera lo uso anche un po' come un pretesto, no? Un pretesto di un piccolo caso che in realtà diventa un po' la metafora anche di un certo modo di fare urbanistica, perché anche di questo si tratta purtroppo, no? Cioè di governo, di trasformazioni del territorio che avviene in maniera più o meno legale, più o meno trasparente, con l'uso di quelle varianti alle quali faceva riferimento il professor Longo prima, cioè con pratiche che sono, come dire, delle pratiche, delle scorciatoie continue, no? Quelle che sono quello che è il governo delle trasformazioni del territorio. Allora, le questioni che si pongono sul tavolo sono principalmente due: una questione di legittimità da un lato e una questione di condivisione delle scelte dall'altro, no? Che è quello che stavo appunto dicendo rispetto all'intervento e al ruolo dei cittadini, ma dei comitati in particolare, no? Cioè dei cittadini che si aggregano, che decidono di costituire dei gruppi di rilievo, dei gruppi di interesse alto, no? Il bene comune, una società che si attiva per la difesa del territorio, per la difesa del paesaggio, che vuole essere nella sua protesta, vuole essere assolutamente parte del processo decisionale, no? Cioè io protesto, ma il mio protestare è un partecipare a quelle che possono essere le scelte che vengono fatte sul territorio. Quindi questa condivisione e legalità dall'alto, che sono un po' gli estremi di questo ragionamento, che rimanda però anche ad un'altra questione, che rimanda ad un altro concetto, che è quello appunto della scarsa informazione che spesso noi abbiamo, no? Non condivido anche perché non posso e non vengo informato, l'informazione spesso è poco trasparente, spesso è poco curata, spesso è molto scarsa, quindi io cittadino non sono neanche messo nelle condizioni di sapere che cosa succede, no? Parallelamente ad una certa opacità, un'opacità di quelle che sono le pratiche, di quelle che sono le procedure, che io mi sto sempre riferendo in particolare a quelli che sono poi gli strumenti della pianificazione del territorio, quelli che sono i passaggi che riguardano appunto la sfera delle trasformazioni territoriali, ebbene spesso tutto questo avviene con un'estrema opacità, con un'estrema scarsa disponibilità anche di rendere più trasparente, più facilmente comprensibile quello che sta succedendo e quello che si sta facendo. Giustamente Gianni Belloni diceva: non tutto è mafia, però, no? Non tutto è mafia, non tutto è frutto di associazioni criminali di stampo mafioso, ma appunto, e forse il sistema MOSE lo dimostra questo, no? Ecco, forse non lo dimostra l'Expo a Milano, dove stanno uscendo altre cose, ma il sistema MOSE è un sistema corruttivo, come dire, molto, molto locale, molto casereccio, no? E non c'entra tanto la mafia, è un sistema che si è autocostruito, frutto di un processo di crescita economica smodata, frutto di un processo di rapina che sul territorio si è perpetuato in tanti modi, no? Non solo attraverso il sistema MOSE, che ha comportato anche la distruzione di grossi pezzi del territorio veneto. Non è tutto connesso, nel senso che non tutto è frutto dei medesimi attori, però insomma, c'è stato, come dire, un processo avvenuto nel corso degli ultimi decenni
che ha profondamente ferito il territorio veneto, no? Dal punto di vista dell'urbanizzazione, di una crescita molto, molto intensa, molto, che ha portato anche molta ricchezza, una ricchezza che è stata, come dire, redistribuita, condivisa, però anche che lascia sul territorio delle profonde ferite che noi adesso dobbiamo anche provare a gestire, no? L'osservatorio ne ha già anticipato Gianni, ci siamo occupati di diverse questioni, ci siamo occupati di valutazione di impatto ambientale, di commissione via in regione, mettendo anche lì in evidenza alcuni meccanismi molto poco trasparenti, le stesse persone sono coloro che propongono i progetti, coloro che li discutono, coloro che li valutano, coloro che li approvano, cioè dei meccanismi assolutamente poco trasparenti, e ci siamo occupati di questo piccolo, tutto sommato, comune che è Caorle, e dove, che è, come dire, rimbalzato sulla stampa alla fine dello scorso anno, perché due consiglieri comunali si sono dimessi e hanno denunciato delle operazioni, diciamo, di pressione sull'amministrazione, in particolare sul suo sindaco, da parte di persone, di esponenti del mondo economico, che appunto avevano esercitato una certa pressione per far sì che una certa scelta di cambiamento, una possibilità edificatoria in un ambito, in un'area, venisse prendesse corso, no? I due consiglieri si sono dimessi, hanno pubblicamente denunciato questa operazione, quindi noi da lì abbiamo cominciato a, come dire, a occuparci, se non ce l'eravamo già un po' occupati, no? Cercando di riflettere appunto su questo ciclo del cemento, no? Allora era stato chiamato così, cioè il ciclo del cemento, cioè questa spalmata di cemento che abbiamo, che registriamo sul territorio regionale, cioè che cosa ha portato? No? Ha portato ricchezza, ha portato una ricchezza diffusa, ha portato case, ha portato quelle migliaia di case che nessuno utilizza e che non utilizzeremo, ha portato a, come dire, a invischiarci in un sistema economico, in una forma di mercato che è molto legato al settore delle costruzioni, perché il settore delle costruzioni è stato visto come sempre un mercato molto trainante. Questo è anche un po' vero, no? Cioè, adesso non è così, c'è un calo, siamo finiti nel precipizio anche questo specifico settore economico, però diciamo che anche guardando al trend della crisi economica che attraversa l'Italia e l'Europa a partire dal 2007, insomma, nei primi anni un settore economico che continuava a tenere era proprio il settore delle costruzioni, no? Mentre gli altri avevano già cominciato a registrare delle flessioni importanti, il settore economico delle costruzioni e legato alle costruzioni continuava ad avere dei trend, se non positivi, di stabilità, no? Però questo, come dire, questo grosso peso ha determinato appunto una costruzione di un territorio, di un'urbanizzazione molto diffusa, dispersa, non sempre regolata, non sempre incardinata sui principi della buona pianificazione. Forse di questo ci parlerà anche un po' poi Lorenzo Albi. Ora, per tornare a Caorle, un comune di circa 12.000 abitanti, un comune turistico, e come tutti, come non tutti, ma insomma, diciamo un discreto numero di comuni turistici dell'arco Adriatico, ha avuto un intensissimo processo di urbanizzazione a cavallo tra gli anni 60 e 70, con alberghi, soprattutto pensioni, ma anche residenza, che però è un'urbanizzazione che è un'intensità di urbanizzazione che si protrae anche per i decenni successivi. Nella stagione più recente, cioè parliamo del primo piano regolatore, perché
precedenza c'era un programma di fabbricazione che risaliva al 1973, il piano regolatore del 1985 che viene poi che completa il suo iter in regione negli anni, alla fine degli anni 90, prosegue in queste logiche molto, molto espansive, no? Siamo, se voi leggete i numeri relativi appunto alle aree residenziali, alle aree, alle nuove aree destinate a, alla costruzione di alberghi, di servizi, eccetera, calcolate su un numero abbastanza improbabile di popolazione, no? Certo, si parla nei piani regolatori, si parla di abitanti teorici, però diciamo che i numeri erano troppo alti anche per un comune turistico. Non è stato l'unico piano regolatore fatto così, cioè i piani regolatori di quegli anni sono tutti piani che hanno un carattere, sì, anche quelli di adesso hanno ragione, hanno un carattere molto molto espansivo, no? Erano gli anni della crescita, gli anni appunto dove lo sviluppo era associato a una crescita proprio di carattere fisico, di carattere territoriale, no? E questo piano ha tutti questi elementi. Nel 2000 si registrano come dire, degli inserti nuovi negli strumenti di pianificazione. Vengono fatti tre PUEA, i PUEA sono diciamo delle sorte di varianti, erano degli strumenti pensati come strumenti di intervento, di riqualificazione di aree. Il principio del PUEA dovrebbe essere quello del riuso e della riqualificazione sostanzialmente, in realtà sono stati utilizzati come vere e proprie varianti, varianti allo strumento principale, allo strumento del piano regolatore. Spesso non vengono fatti assolutamente, non sono stati assolutamente proposti in zone, come dire, da riqualificare, da riutilizzare, da riqualificare anche da un punto di vista ambientale, ma sono stati fatti in centro, sono stati fatti in un tessuto consolidato, sono stati fatti insomma dove anche un po' le amministrazioni avevano bisogno di farli, spesso le amministrazioni utilizzano anche gli strumenti che hanno a disposizione per poter realizzare i loro progetti, questo bisogna dirlo, però insomma diciamo che è stato un uso abbastanza libero e abbastanza non sempre corretto di questo strumento, ma soprattutto uno strumento che ha, per sua stessa definizione, è uno strumento che andava in variante allo strumento principale. Ora arrivano questi PUEA e introducono queste formule utilizzate anche in altre situazioni, ma sono le formule di accordo tra pubblico e privato, quello che si cerca di portare avanti è un interesse pubblico, cioè un vantaggio chiaramente pubblico, in presenza ovviamente anche di un vantaggio privato, no? Cioè un interesse generale che deve essere salvaguardato, che è in presenza però ovviamente anche di un interesse privato, visto che poi il privato è colui che interviene dal punto di vista economico e finanziario, no? Sempre secondo questa logica del rapporto pubblico-privato va iscritto questo progetto, che è il progetto poi che ha scatenato questa reazione da parte di questi due consiglieri alla fine dello scorso anno, che è il villaggio Terme. La vicenda inizia nel 2004, inizia con l'acquisto di un'area, inizia con dal 2004 arriviamo al 2013, perché nel frattempo ci sono state una serie di variazioni, una serie di blocchi legati anche all'emanazione della nuova legge urbanistica regionale,
E comunque nel 2004 sostanzialmente coloro che hanno acquistato quest'area chiedono al comune un incremento di volume, di volumetria, che passerebbe dai 60.000 metri cubi previsti a ben 241.000 metri cubi di realizzazione. Un'area abbastanza fragile dal punto di vista ambientale. E perché? Dove sta l'interesse pubblico in quel caso? L'interesse pubblico sta nel fatto che dovrebbe essere realizzata una piccola quota di edilizia convenzionata e delle terme, dei servizi termali che potrebbero essere utilizzati dai turisti in primis, ma anche dalla popolazione. Successivamente diciamo che c'è un tentativo di rivedere queste capacità edificatorie che portano appunto i fatti riportati poi sulla stampa alla fine del 2013 con questo intervento dell'operatore privato che interviene sull'operatore pubblico per far sì che nulla cambi, no? E che si possano costruire migliaia e migliaia di metri cubi. La vicenda è ancora in corso, la magistratura se ne sta occupando e vedremo cosa succederà, come andrà a finire. Ora, che cosa noi possiamo dire di questa vicenda, cosa sappiamo e quali sono gli elementi che dal mio punto di vista, dalla mia lettura, emergono in maniera molto, molto chiara. Ora, sappiamo che nel Veneto orientale la criminalità arriva dagli anni 70. Nel 2012 il procuratore capo del Pino, in una audizione alla Commissione parlamentare antimafia, dichiara e denuncia molteplici e anche facilmente giustificabili, dice lui, passaggi di società nelle proprietà degli alberghi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sedimentazione dell'illegalità, no? Cioè non è un fenomeno recente, non è del 2013, non è del 2007 o del 2004, è una sedimentazione che dura da molto tempo, no? Non è un fatto nuovo e che trova sicuramente un terreno fertile, qui non sto ovviamente parlando di Caudio nello specifico, sto facendo un ragionamento un po' più ampio, ma che trova terreno fertile nelle spinte all'organizzazione, nella massiccia possibilità di intervento e di trasformazione sul territorio, no? Cioè questi piani così a maglia larga, così deboli, dove è possibile fare tutto e il contrario di tutto, se tu stai in un'area collinare, se stai in un'area ad alto valore paesaggistico, cioè questa possibilità illimitata sostanzialmente di trasformare il territorio, come dire, apre la possibilità anche ad interventi poco, non solo poco attenti al territorio, ma anche forse un po' criminali, no? E, ho finito il mio tempo e quindi non vi leggo quello che dice INL. Posso? Un minuto? No, perché in questo report che noi adesso cercheremo anche di rendere più pubblico di quanto già non lo sia, sono state fatte una serie di interviste a degli operatori privilegiati, scusate, dei testimoni privilegiati, persone che sono state coinvolte, che hanno vissuto da vicino, ovviamente i nomi sono tutti secretati, ma ce n'è uno che invece possiamo citare tranquillamente perché la sua professione di giornalista, la sua professione è stata proprio quella di scovare i criminali e mi sembra che dica delle cose abbastanza significative da questo punto di vista. Lui è Maurizio Dianese. Allora, Maurizio Dianese scrive, con il fenomeno delle infiltrazioni nella zona del Veneto orientale si sta facendo lo stesso errore commesso a suo tempo con la banda di Felice Maniero. Anche allora ci si occupava dei singoli episodi criminali, la rapina, l'omicidio, l'estorsione, ma nessuno prendeva e faceva un blocco unico delle centinaia di rapine della banda, delle decine di omicidi e delle estensioni.
la magistratura è la prima ad avere sottovalutato questa questione, esattamente come successe ai tempi di Maniero, finché non arriva il giudice Francesco Saverio Pavone, che decise invece di trattare la singola rapina, il singolo episodio, di metterli tutti insieme e di farne un maxi processo. Finché non si arriverà a questo punto, non avremo mai un'idea chiara di quello che è successo in questo posto. E ancora più avanti, io non parlo più di infiltrazioni ma di radicamento. Vuol dire che i malavitosi fanno parte integrante della vita sociale del Veneto orientale. Significa che non solo abitano lì, ma frequentano quella zona, hanno le attività in quella zona, assumono persone, danno lavoro, partecipano alle feste parrocchiali, offrono tutta la loro disponibilità. E più avanti. E i camorristi hanno fatto quello che hanno voluto e quindi hanno sviluppato i loro affari e costruito aziende di ogni tipo, partecipando concretamente alla costruzione di Eraclea Mare, come alla ristrutturazione di edifici pubblici dell'ospedale di Padova alla questura di Venezia. Ora, potrei chiudere qui e lasciare tutto il peso delle parole di Maurizio Dianese. Rispetto a questa piccola vicenda e rispetto a quello che noi possiamo fare, no? Sia chiaro, nel caso di Claudio non c'è nessun accusato, la magistratura sta facendo il suo lavoro, non possiamo fare nomi, eccetera. Ma questa piccola vicenda ci sollecita alcune riflessioni anche dal mio punto di vista proprio sul ruolo della pianificazione e sui meccanismi corruttivi che hanno un consolidato legame con le politiche urbanistiche, purtroppo. Allora, un legame che si è tradotto in forme molto diverse, siamo passati, si passa dalle tangenti per evitare di pagare le multe a una piccola tangente per accelerare delle pratiche, per far passare la propria pratica dal fondo della pila alla cima della pila, nel pilotare a parti, insomma, formule molto molto diverse, no? Ma rispetto a tutto questo, cosa possiamo fare? Servono degli amministratori molto onesti e molto capaci, servono dei tecnici, perché il ruolo dei tecnici in tutte queste vicende, siano essi architetti, urbanisti, geometri, cioè tutti coloro che, come dire, hanno la possibilità di intervenire, che intervengono direttamente in maniera appunto da tecnico nelle trasformazioni territoriali, preparati. Più sono preparati, questo ci dicono i rapporti delle varie commissioni anticorruzione, no? Più sono preparati e più è difficile che si facciano corrompere, così dicono i numeri, non so se è così, ma speriamo che sia così. E però serve anche una società civile che, appunto, quello che dicevo all'inizio, che rinasca, no? Che siano vari appropri di pezzi di democrazia, che mandi a casa i ladri e che si occupi di città e territorio in maniera piena, che riconquisti veramente degli spazi di democrazia. Questo mi pare sia l'unica cosa che possiamo fare. Grazie. Grazie Laura, perché con il tuo intervento siamo proprio entrati un po' nel cuore della discussione di questa sera.